Specchio, specchio delle mie brame, chi è la youtuber più bella del reame? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ecco un altro video special dedicato ai tag. Questo sarà uno di quei video jolly in più rispetto alla programmazione del canale, che di solito ha 2 video a settimana. Questa settimana ne mandiamo 3, di cui uno non parla di arte ma risponde ad un tag. L'ho ripreso da due che ho visto, che sono quello di Carmen, We for Us Makeup, e quello di Develena, Elena, e quindi lo ripropongo. Parla appunto di quelle che secondo noi youtubers sono gli altri youtubers che ci piacciono. Infatti la prima domanda dice subito: quali sono gli youtubers che vedi sempre? Allora, innanzitutto io vedo alcune persone sempre per amicizia, un po' se, come se un'amica avesse qualche cosa da dirmi, e questo appunto è il caso di Carmen, We For Us Makeup, è il caso di Elena, che mi intriga spesso nei suoi argomenti e nei modi che ha di porli. Mi piacciono delle youtubers molto diverse l'uno dall'altro. Il fatto che mi piacciono alcune youtubers non significa che mi piacciono come persona, ma significa che mi piacciono come youtubers, che è diverso. Cioè, quando io guardo una sitcom, probabilmente le persone che vedo in quella sitcom io non le frequenterei nella vita reale, ma mi fanno ridere, mi fanno riflettere, mi fanno passare tempo. La stessa cosa è su YouTube. I nostri video non dovete prenderli come il vero assoluto, però se io voglio un video, un giorno sono giù e mi va di vedere tutto rosa e a perline, so che video aprire. Se io invece un giorno sono polemica e voglio un colpo duro, so che altri video aprire. Di solito quelle che vedo sempre quando io apro il mio YouTube sono The Gabri Shop, sempre quando lei pubblica io guardo, Carmen, Elena, poi Elena T, mi piacciono molto i suoi video. Ne seguo una che che ora qua seguo sempre, Pepper and Chocolates. Pepper and Chocolates, che è una YouTube che sta agli antipodi da tutte queste forze che vi ho prima citato, e a me piace. Quindi, siccome fa dei video che spesso sono, per esempio nelle ultime settimane è stata in America, in Giappone e a Dubai, io ho visto posti che non avrei potuto vedere altrimenti, quindi mi piace Pepper and Chocolates, che a molti invece so non piacere. A me piace. Guardo Sandra, guardo Valentina, Fantasvale, guardo Mauro e Antonio, 55 visto in 55, un canale di cucina, guardo Margherita in cucina con Meg, questi li guardo sempre. Poi chi guardo? Ma non li guardo, cioè, anche se facessero caciotta tagliata, voglio dire, li aprirei lo stesso i video, perché mi stanno simpatici loro e quindi apro il video e me lo guardo volentieri. È come appunto chiacchierare con degli amici con cui si ha familiarità. Sicuramente me ne starò dimenticando la metà. Guardo Ilenia di Simply Nabichi, guardo, io me le sto guardando, guardo Nadia Dolci, che è una mia iscritta e che fa cose al chiacchierino e che mi piace molto vedere, anche se non le so fare. Guardavo quando faceva video Liberamente Penso, perché ha un bel modo di pensare liberamente. Guarda Antonia quando fa video, ne fa meno spesso ultimamente, Antonia 1504. Poi chi guardo? Il Goloso Mangersano, che è un bellissimo canale di cucina che guardo sempre. Insomma, ne guardo tanti, ragazzi, guardo tanti canali, mi servono anche. Guardo Miss Strawberry Fields, di cui mi piacciono i video, guardo The Miss Betta, che saluto, ciao Elisabetta. Insomma, ne guardo tanti, ne starò dimenticando veramente veramente tantissimi. E poi di saltuariamente guardo anche molti molti altri canali, blogger e YouTube che mi sono scadute.
scadute nessuna, perché non me ne faccio, non ne innalzo mai. L'importante è, quando si sta su YouTube, di non crearsi dei miti o dei falsi idoli. Noi si sa, siamo delle persone che decidiamo quando mettere quel rec, quando avviare quel rec sulla videocamera, quindi sappiamo cosa vogliamo farvi passare. Di conseguenza io so che tutto quello che c'è davanti a me è una cosa voluta, non è una cosa casuale, e di conseguenza so che è tutto, non dico costruito, anche nei miei video. Certo, io non sto sempre con un pannello bianco dietro quando cammino, lo faccio perché non voglio che altro venga coinvolto all'interno dei video. Però se volessi che altro fosse coinvolto, certo me lo metterei qua dietro, metterei delle belle candele, metterei un complemento di arredo che voglio far mostrarvi, metterei, quindi scadute no, mi è scadute come youtubers, alcune me ne sono scadute come persone, e sono tantissime, quindi non ve le posso dire tutte. Quelle che, a cui magari proponi una collaborazione, ti dicono no, si rubano l'idea e se la fanno loro per i fatti loro, poi vabbè, ci sta nel gioco della correttezza. Quelle che si fanno un sorriso così dalla qua e poi non ti rispondono, ecco, quelle che non rispondono ai commenti, ecco, quelle che non rispondono ai commenti io le evito. Infatti in questo momento ne sto vagliando una che è graziosissima, mi piace anche, mi piace veramente molto, però mi sta dispiacendo proprio il fatto che non mi risponde ai commenti, nel senso, non che mi dispiaccia personalmente, mi dispiace perché se non mi vedo gradita io mi devo disiscrivere al canale, anche se mi piacciono i video che fa, mi piace lei, mi piacciono i video che fa, però quello che vedo, poi quello che è, se scopro quello che è la sostanza e non mi piace, mi discosto, quindi non, mi scadono le persone dove l'apparenza poi, cercando, scavando un pochino di più, non coincide con la sostanza. E come nella società, queste persone sono tante. Poi, una blogger e youtuber che mi piacerebbe incontrare. Tutte quelle che vi ho citato prima, mi piacerebbe Carmen, mi piacerebbe Elena, a cui ho promesso un caffè, anzi lei me l'ha promesso lei, mi piacerebbe Antonia, mi piacerebbe tante, mi piacerebbe anche conoscere Elena, Elena T, mi piacerebbero tante da conoscere. Tante, tutte quelle che vi ho citato prima, The Gabri Shop, mi piacerebbe moltissimo conoscerla, tantissimo, veramente, tante. Allora, blogger YouTube che ti piacerebbe imitare, la parodia... Ah beh, lo so, adesso io vorrei imitare Mauro, che mi piacerebbe conoscere, perché mi ha detto che Antonio fa una parodia fantastica di me. E quindi se fai il video, ti taggo in questo video, voglio vedere la parodia. E di te cosa posso fare? Ti faccio io la parodia. Ciao ragazzi, oggi eccoci per fare una nuova ricetta, sono eccitatissimo nel mostrarvi questa preparazione che mi ha impegnato tantissimo e che è riuscita benissimo, ma adesso basta parlare perché quanto chiacchieri! Mauro, ti voglio bene. E allora io questa però te l'ho fatta di ripicca, di solo non avrei voluto imitarti perché è solo un gioco, non mi permetterei mai, è solo un gioco. Allora, segui blogger e youtuber straniere? Sì, mi piace moltissimo YouTube spagnolo, mi piace veramente molto, è molto ricco per quanto riguarda la creatività. E mi piace moltissimo YouTube americano per quanto riguarda il make-up. Non guardo vlog, quindi non guardo vlog che non abbiano attinenza con i viaggi, e non guardo altro su YouTube, non guardo parodie né niente, quindi seguo blogger straniere, sì, una si chiama, però non mi ricordo i nomi, Gusta Monton, guardatevi Gusta Monton, ha un canale enorme di creatività, vedrete che vi divertirete, per esempio come spagnola vi do lei, Gusta Monton. Allora, poi, altra domanda. Ti sei disiscritta da qualche blog o canale? Sì, mi sono disiscritta da molti blog o canali, sono le persone che vi dicevo, o che non scrivono, o che non rispondono ai commenti, o che si comportano in maniera che non mi piace. Vorresti fare un video in collaborazione con qualche youtuber in particolare? Sì, con molte l'ho fatta.
Però per me le collaborazioni sono una volta e basta, perché come vi ho detto in un altro video mi impegnano veramente molto. Ti meriti i tuoi iscritti? Non lo so, ditemelo voi, vi merito? Spero di sì, spero di meritarvi ogni volta, cioè spero ogni volta di riconquistare il merito con ogni video. Io mi impegno tantissimo per questo. Arte per te è puntuale nella programmazione dei video, ci tengo veramente molto, quindi direi, non so, non mi va di dire sì me li merito, perché chi è chi merita una cosa? Spero che voi abbiate il piacere di avervi di avermi nella vostra vita. Vi ho conquistati a poco, però in generale a me non interessa tanto il numero di iscritti, anche se per YouTube è molto importante, come il numero dei pollici in su, come il numero delle condivisioni, è una noia YouTube in questo senso. A me interessa che l'interesse vostro sia soddisfatto dei video di Arte per Te, quindi se ci sono queste persone vuol dire che sono stata brava a meritarmi il vostro interesse. Perché il tuo canale si chiama così? Il mio canale si chiama così perché indica quello che voglio dall'arte, che l'arte sia per te, non soltanto per chi la fa, non soltanto per gli addetti ai lavori. Io credo profondamente che l'arte sia un bene di tutti e voglio attraverso il canale farla arrivare a tutti con metodi semplici, certe volte banali, certe volte svilendone il contenuto, ma per insinuarlo nelle vostre vite senza che neanche ve ne accorgiate. Arte per te è per te, quindi tutto quello che è trasmesso su Arte per Te è fatto in maniera tale che possa essere riprodotto facilmente, che possa essere assimilato facilmente, senza grandi impegno, però in maniera vera, tenace. Ecco perché si chiama così. Quanto tempo impieghi per fare un video, per girare un video? Tanto. Questi si girano in 2 minuti. Leggo le domande e vi faccio il video, mentre i video di arte e creatività hanno un giorno in cui registro l'intro e la conclusione, di solito dopo aver fatto la parte pratica. La parte pratica richiede dalle 2 alle... ce ne sono stati alcuni video che hanno richiesto anche 12 ore di girato, che poi voi vedete tagliato in 20 minuti, magari in 25 minuti. La parte creativa devo aspettare le asciugature, prima devo comprare i materiali, quindi c'è anche quello. Poi devo creare quella cosa, che non si fa tutta in una volta, si fa anche in giorni, perché io ho una famiglia, ho un lavoro, quindi mi alzo, lascio le cose lì in quel modo, poi ritorno, riprendo, anche giorni. Poi c'è quindi il montaggio e poi c'è il caricamento, quindi anche giorni. Anche ci sono stati video che hanno avuto bisogno anche di, sommando le ore, di 3 giorni, 3, 24 ore. Arte per Te non è un canale facile da gestire, no, però è un canale bellissimo da gestire. Quanti video hai caricato? Aspettate che guardo. Un anno di video, 365 oggi, 365 video, quindi è come se ci fosse un video per ogni giorno dell'anno, tanti! Allora. Guadagni con YouTube? Sì, guadagnicchio, non guadagno, guadagnicchio, si raggiunge una cifra variabilissima e guadagnicchio per non si può dire quanto si guadagna, perché con YouTube si firma un contratto che ti vieta di dire quanto guadagni, ma indicativamente che vi posso dire? Molto poco, poco. Al momento è un rimborso spese del materiale che acquisto. Per Arte per Te, per 2 corone a K, il canale incide sul budget familiare, ma tanto lo mangiamo, quindi non fa niente. Hai amiche tramite YouTube? Hai amiche tramite YouTube? Allora, ho un'amica pregressa, quindi prima di YouTube, che è Sandra dell'Arte Vista da Me, ma amiche fatte su YouTube con cui mi vedo anche fuori da YouTube, no. Conosco telefonicamente Carmen, stimo molte delle YouTubers che vi ho citato precedentemente, ma le valuto amiche online, no amiche nella vita, perché non le conosco fisicamente. Tagga almeno 5 YouTubers. Allora, io vorrei che facessero appunto questo video. Mauro, 55 visto in 55, poi taggo Elena T, taggo Margherita di In Cucina con Meg, Sandra dell'Arte Vista da Me,
taggo anche Demisbetta87, naturalmente Fantasvale, e se vuole Liberamente Penso, vorrei rivederle in video. Bene, questo è quanto, io vi rimando al prossimo video che sarà sicuramente di creatività e adesso vi saluto. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video su Arte per Te.